You know, he hit his first couple shots. He's rolling right now, so obviously we try to look for him. It's an advantage for us. And if they try to double him in the second half, we're going to have to be ready, the guards, to attack. Pop is always concerned, believe it or not, about Mario Chalmers. He has gotten loose in the first half. How do you adjust to that? Yeah, he hit a couple threes, but you know we're helping on Wade and LeBron. You can't stop everything, so we'll try to do a better job on him in the second half. Tony, thank you. Su Duncan ha messo i primi due, naturalmente adesso sta andando talmente forte che l'abbiamo cavalcato. Dobbiamo essere pronti, se nel secondo tempo raddoppiano, a mettere in atto le nostre contromisure da un punto di vista invece difensivo. È vero che abbiamo lasciato qualcosa a Chalmers, ha messo un paio di triple, ma d'altronde, lavorando in un certo modo contro Wade e James, non possiamo coprire tutto. Torna negli spogliatoi con l'addetto stampa Tom James, Tony Parker. Che primo tempo, for the ages, per la posterità di Timmy Duncan. La varietà, la tecnica, la presenza mentale, ha tolto i tatuaggi a Anderson e ha dominato contro Bosch. L'incredibile secondo quarto di LeBron però si è trasmesso alla squadra. Avevano il controllo della partita, l'hanno totalmente perso. Il grande protagonista del primo tempo di gara 6, Tim Duncan, i suoi 25 punti con due soli errori al tiro conditi da 8 rimbalzi, la grande chiave in quel 32-12 all'interno dell'area, che è uno dei numeri pesanti dei primi 24 minuti. L'altro numero pesante è 17-4, il parziale con cui gli Spurs hanno chiuso il primo tempo, proprio quando sarebbe stato lecito per l'ennesima volta aspettarsi il contrario, ovvero sia un'accelerazione, una sgasata, la sgasata classica di LeBron James, Wade and Company. E il parziale secondo me andrebbe computato dal rientro dopo il riposo di LeBron James, dopo circa 3 minuti del secondo quarto. Quello sì che è il momento in cui la partita è cambiata. LeBron aveva fatto un signor primo quarto e ha fatto un pessimo secondo che si è trasmesso alla squadra, che era nettamente avanti a rimbalzo, adesso è sotto 20-18, sta tirando meno del 42%, come se LeBron sapesse che c'è un destino già scritto e lui ci sia un po' consegnato. Però ha avuto 10 minuti per pensarci. Mi aspetto un altro LeBron nella ripresa, così come non mi si rompe lei Flavio della grande staffetta. Primo tempo di Duncan su due lati, secondo tempo su un lato di Duncan e di Parker dall'altra parte e di tutti quelli che ne possono beneficiare. A proposito, Tim ha giocato un primo tempo regale davanti agli occhi di Bill Russell e del binomio di questi due uomini abbiamo già parlato in passato. Miami Heat 12 su 31 da 2, in enorme controtendenza rispetto al resto della serie, se leviamo una parte di gara 5. I San Antonio Spurs 18 su 29 da 2, anche qui in controtendenza contraria rispetto a tutta la serie. Il famoso cuscino di cui vi parliamo praticamente dalla prima partita, che è la scelta tecnica di Popovic, il lungo non attacca il portatore di palla, tende ad arretrare. Questo tiro da 3, 4, 5 metri che questa partita ha segnato praticamente solo Chalmers e che tornerà d'attualità nella ripresa. Il primo possesso con il doppio pick and roll giocato da Parker, mette una palla un po' pigra nelle mani di Leonard, che chiude il palleggio, schiaccia per terra per Duncan, che ribalta per Ginobili, che attacca Allen, step back, arresto, tiro e primi punti della partita di Manu Ginobili. Corto tutto il primo tempo, subito bene all'inizio della ripresa. E qua la gente non mi è ancora rientrata. It's a finals, it's supposed to be hard, eh? Pick and roll con Chalmers come bloccante, con James all'interno dell'area, spendono un fallo i San Antonio Spurs e questo, che ci crediate o meno, è il primo fallo subito su tiro da LeBron James in tutta questa serie. Gli altri sul palleggio, in contropiede, ma su tiro è il primo fallo, perché i San Antonio Spurs hanno cercato di non spenderne in tutto il resto della serie. Il fallo lo fa Duncan ed è un altro degli indizi che ci porta a pensare che Duncan questa partita la stia prendendo in una certa maniera, così come questo libero sbagliato da LeBron James, diciamo, non aggiunge nulla di positivo al suo momento. Uno scienziato sa esattamente anche quando spendere i falli, premesso che è estremamente bravo a non spenderli. C'è un brutto clima, al momento il pubblico non è entrato in gara, si è seduto il pubblico, si è seduta la squadra. LeBron però ha attaccato il ferro dopo la tripla di Ginobili e credo che lo farà in continuità.
Blocco di Duncan, palleggio di Parker che si appoggia a Danny Green. Green dice andiamo da Duncan che mi sembra piuttosto caldo. Palleggio, arresto, tiro di Parker sbagliato, rimbalzo per LeBron James che guida la transizione per Miami. Area piena, Duncan al suo posto, passa profondissimo in quarta posizione per negare la penetrazione. Leonard, pressione su Chalmers di Parker, passaggio in tuffo per Miller, ancora sfidatissimo al tiro. James ferma il palleggio e poi va nelle mani di Chalmers che trova ritmo, tiro di una difficoltà indicibile. In questo Mario Chalmers è semi-unico. Però Allen non ha segnato ancora dal campo ed è in campo all'inizio della ripresa, quindi ha variato ulteriormente il quintetto di inizio del terzo quarto. Spurser che mi sembra che abbia un cubo di Rubik in mano e non abbia ancora trovato la combinazione giusta. Ha escluso completamente Udonis Haslem, così importante in due delle quattro vittorie contro i Pacers. Che palla di Ginobili per Duncan! Effetti speciali, assist dell'argentino, altri due per andare a 27 del caraibico. Wade, che è partito dalla panchina, torna in campo vista la mala parata. Bosch col tiro in ritmo a bersaglio. Wade 3 su 7 per 6 punti nel primo tempo. Si parlerà comunque, vada a finire anche di questa sua partenza dalla panchina, che magari ha un'origine medica, e più che possibile. Ginobili sembra molto più deciso, finta di step back, riapre per Parker, partenza incrociata contro Chalmers, chiusura di Bosch, arriva la solita relocation, il rimpiazzo da parte di Danny Green, mangiato vivo da LeBron James questa volta con una grandissima giocata difensiva, prende posizione forte, vuole la palla contro Green, arriva anche Duncan, fallo di Green. Ecco, qui è già più riconoscibile l'uomo che tende appena a dominare. Guarda che roba. Per favore non mordermi sul collo, messaggio però non seguito. Se comincia a difendere così ed è aggressivo e poi si fa vedere così in post, ne beneficiano tutti. Allen era dentro per Wade all'inizio del terzo quarto. Si redime il suo allenatore che toglie Allen per giocare con Wade in guardia. E se non c'è un motivo medico, allora cominciano ad essere tanti cambi. Onestamente, sbaglia Bosch, tocco di Leonard, rimane indietro LeBron James che rientra solo adesso. Ginobili vede non so come Duncan, che non so come si aspetta il pallone, lo protegge contro Bosch, lo mette per terra, vuole attaccare prima il centro per girarsi sul fondo, chiude Bosch, forse sbaglia stavolta Duncan, fischio di Callahan. Direi che si rimane in questa metà campo per una spinta della difesa. Miller si arrangia contro Leonard, gli ha apparecchiato sulla testa per quattro possessi consecutivi a rimbalzo, qua l'ha spinto e probabilmente sa di aver commesso fallo, è difficile per lui gestire Leonard. Le telecamere vanno a cercare Dwayne Wade, chissà qual è naturalmente il motivo della scelta di Spurstra. Si alza dalla panchina David Fisdale, uno degli assistenti, per tenere alto il livello, l'intensità difensiva della squadra. Gran palla di Ginobili, Leonard di tocco per Parker che non ama il tiro da tre e si vede lo sbaglia, rimbalzo per Miller e apertura per il palleggio di Dwayne Wade. Blocco di Chalmers, duro, Parker rischia addirittura il fallo, deve recuperare la posizione e adesso lo commette sulla partenza forte di Wade. Il fischio dell'ispettore Callaghan è contro Wade, non contro Miller, e adesso Wade invece è beneficiato sul possesso successivo. Questo potrebbe essere un buon motivo per questo spiegare questo, quindi quel ginocchio ha ricevuto più cure del previsto nell'intervallo. Davvero un'azione disastrosa quella del primo tempo, fallo e riacutizzarsi dell'infortunio. Fallo della difesa, dice in questo caso Crawford, sulla chiusura da parte di Kawhi Leonard. Anche questa decisione molto complessa al limite per la terna arbitrale che vede il fallo del numero 2. Bottega del Crawford, questo fischio difficilissimo da arbitrare questa partita. Crawford, a cui è anche deputato il fischio, rotazione a centro area di Leonard e fischio di Leonard. E semicerchio, in questo caso pochi dubbi. Corretta la decisione, palla alzata per Bosch da dietro della strappa, incredibilmente Green, ma se la rimangia LeBron James, che per la seconda volta fa una cosa di estrema aggressività. Dentro per Bosch, è accoppiato con Leonard, dovrebbe attaccarlo, lo fa con ritardo, raddoppio di Duncan che ci mette un piede. Mamma mia, quanta fatica per andare a quattro cilindri nell'attacco di Miami adesso. Il cronometro torna a 14, ma Duncan ha fatto una gran cosa in quel momento, del tutto intenzionale.
come quasi tutto quello che fa su un campo di pallacanestro, questa specie di computer blocco sandwich preso un po' alla larga da Chalmers. Adesso riblocco di LeBron James. Chalmers con una finta alla Jerry West, che però non distrae Kawhi Leonard. Recupero perfezionato da Ginobili. Arresto molto molto complesso, poi il palleggio di Green.